Mio padre ha lasciato la Siria in seguito a problemi politici e alle torture anche subite in carcere, e allora ho tentato di raccontare attraverso libri, come questo che è l'ultimo, quella che è la Siria vista da un figlio della Siria. La Siria non è soltanto quegli immigrati che si ritrovano ai domeni, non è soltanto quei pochi casi che ci vengono raccontati perché di siriani perché morti sotto. Uccisi dall'ISIS, ma è tanto altro e questo bisogna raccontare. Interpretare la realtà e la politica con gli occhi della religione è qualcosa di profondamente sbagliato. Quando io mi sento dire non è vero che, certo, non è vero che tutti i musulmani sono terroristi, ma tutti i terroristi sono musulmani, ribatto che lo stesso discorso si potrebbe rifare rispetto ai siciliani e alla mafia, Falcone, Borsellino e Totorina. Certo che bisogna essere siciliani per essere mafiosi, non ti accettano se sei lombardo. Bisogna parlare del rinnovamento dello sguardo dei musulmani sull'Islam. Io non penso che ci sia da emendare l'Islam, tagliare parti del Corano e aggiungere, non lo so, la Divina Commedia. Penso invece che serva e ci sia la necessità oggi più che mai tra gli arabi, in qualsiasi maniera la pensano, di riunirsi a un tavolo e di dialogare. Qualche giorno fa io ho incontrato uno scrittore siriano molto famoso che mi raccontava che ad Aleppo, lui ha amici ad Aleppo perché è aleppino, leggono Gramsci. Io ho detto, ma come leggono Gramsci? Mi ha detto sì, oggi Gramsci è lettissimo in Siria perché aiuta gli arabi, in questo caso i siriani, a ragionare su quelle che sono le dinamiche, ad esempio, della rivoluzione o su quella che è la libertà, un regime. E io conosco altre persone che ad Aleppo, sotto le bombe, quelle russe o quelle anche del regime, da una parte poi i fondamentalisti, hanno aperto una biblioteca. Perché si ritrovano lì a leggere, questa è la risposta che ognuno di loro dà alla guerra. C'è un problema della opinione pubblica, in particolare della classe intellettuale. Vivono nella loro torre d'avorio e la Siria diventa una notizia quando in qualche maniera va di moda, quando accade qualcosa di fuori dai canoni normali di quello che è il dramma. E allora credo che bisogna dare più attenzione anche da parte dell'opinione pubblica verso quello che avviene in Siria, ma in generale al di fuori dell'Italia, attivandosi. Abbiamo la libertà, sfruttiamola, siamo cittadini, diventiamo allora cittadini attivi. Io ho trovato un sacco di solidarietà e ve lo devo dire da signori e signore di 80-85 anni che venivano da me, me ne ricordo uno, Cesare si chiamava, a Chivasso viene dopo l'incontro piangendo, mi dice ma sa ma di che io l'ho capita bene, non pensi che mio nipote la capisca? Gli ho detto perché? Perché io ho ancora negli orecchi il ronzio che fanno le bombe. Io so che cosa vuol dire stare a casa, ti casca la bomba e muoiono tutti quanti i tuoi vicini di casa. Perché un giovane nato negli anni 80, dell'88, come me, io ho 27 anni, in Siria, è più facile che va a combattere in nome del fondamentalismo che entrare in una brigata comunista? Io la risposta ce l'ho ed è la confessionalizzazione operata in tutto il Medio Oriente da quei regimi che sono regimi arabi. Fateci caso, al-Sisi, descritto dal nostro primo ministro nel luglio del 2015 come una persona amica che costruiva le scuole, forse faceva anche arrivare i treni in orario, era giusto in qualche maniera intrattenere rapporti con lui perché era amico. Poi muore il regime e si scopre che in Egitto torturano. Forse deve morire un italiano in Siria per scoprire che abbiamo un regime dittatoriale che uccide. Poi, è vero, Assad è un figlio di puttana, però, come diceva un presidente americano del dittatore Somoza, può diventare il nostro figlio di puttana, cioè quello che fa da argine rispetto all'estremismo islamista. Però si dimentica, e Shadi qua lo racconta molto bene, cos'è accaduto in Siria per decenni e decenni. C'è una corrente di pensiero che si fa largo qua in Italia che dice che alla fine Putin ha ragione perché a noi ci piace in realtà l'uomo forte, perché qua in Italia io penso, e lo vedo da italiano, ma lo vedo anche con uno sguardo un po' siriano, non abbiamo davvero mai fatto i conti col fascismo. Com'è possibile che in ambienti di destra o di sinistra qua in Italia ci si congiunga intorno alla figura di alcuni dittatori come Assad? E allora che cosa ci dice la Siria? Ci dice che dobbiamo ridiscutere a volte anche il nostro passato, non dobbiamo insegnare la memoria e praticare l'amnesia, ma dobbiamo forse guardare all'altra sponda, quella del Mediterraneo, per comprendere qualcosa, che c'è altro, che forse gli arabi ci possono insegnare qualcosa.